tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture. Direi di partire subito con alcuni recuperi manga che ho fatto. Il primo che vi mostro è il terzo volume di To Your Eternity di Yoshitoki Oima. Edito Star Comics al prezzo di 5,50€, sapete che si tratta di una serie su cui ho molti dubbi, ma con questo terzo volume ho preso una decisione. In linea generale, questa è una storia che parla di un essere immortale in grado di emulare la forma di un sasso, di un animale, di un essere umano. È quindi un essere in continua evoluzione che si trova per la prima volta sulla Terra ed è come, diciamo, un infante perché non sa assolutamente nulla, in particolare degli esseri umani, anche se riesce a prendere l'aspetto, ad assumere l'aspetto di un essere umano, non sa che cosa significhi provare determinate sensazioni, emozioni, sentimenti, parlare, eccetera, eccetera. È una serie su cui ho dei dubbi perché la storia non si capisce bene che piega prenderà. Ci sono dei momenti in cui la storia sembra quasi una storia tradizionale, con un po' di folklore, altre volte ha una piega più fantascientifica. Insomma, secondo me ogni volume si spacca a metà. Una prima parte con un certo tipo di trama e verso la fine un risvolto diverso. Questo mi lascia molto sospesa, non mi fa dire wow, che bel fumetto sto leggendo. Mi lascia molto confusa e quindi dal momento che seguo tante serie non me la sento di investire ulteriormente in To Your Eternity al momento. Una storia invece che mi sta piacendo sempre di più è Dosei Mansion di Isai Waoka. Qui ho il secondo volume, in realtà ho letto anche il terzo, però in formato digitale. Sono i manga della collana Eiken di Bao Publishing, editi a un prezzo di 7,90€. Il protagonista è un giovane lavavetri nello spazio che si trova appunto in questa stazione, diciamo, spaziale che ruota attorno alla Terra, ormai disabitata. Tutta l'umanità è appunto su questa stazione. È una storia che sì, ha un'ambientazione fantascientifica, ma in realtà tratta tematiche attualissime. La crescita e formazione di questo giovane, i rapporti umani, viene a contatto comunque grazie al suo lavoro con tante esperienze persone diverse, provenienti da magari classi un po' più agiate, ricche, ma anche dai bassi fondi. Secondo me è molto bello scoprire qualcosa di più su personaggi comunque così umani e soprattutto sulla complessità dei rapporti fra di essi. Ho letto poi il volume 2 e 3 di Perfect World di Rie Haruka, edito sempre Star Comics al prezzo di 4,90€. Anche questo manga mi sta piacendo tantissimo. Vede per protagonisti due ragazzi più o meno della mia età, uno non più in grado di camminare, quindi è sulla sedia a rotelle. Per cui gran parte della storia ruota attorno alla disabilità di questo ragazzo e alla difficoltà di, diciamo, non tanto essere accettato dalla società, ma riuscire ad integrarsi ed essere considerato una persona, tra virgolette, normale. Lui in realtà è molto indipendente, riesce a fare praticamente ogni cosa, però agli occhi degli altri suscita sempre un po' di pena, un po' di pregiudizio, ci sono comunque tante barriere anche fisiche che non riesce a superare, in particolare in questa storia vediamo le difficoltà del rapporto amoroso. È una storia, secondo me, molto bella perché non è troppo sdolcinata, ci sono dei momenti di cruda verità. E poi dal punto di vista emotivo ti spezzetta così il cuore e ti getta i pezzi al vento. Io almeno sono rimasta molto molto colpita anche dal punto di vista emotivo, soprattutto alla fine del secondo volume e nel terzo. Per quanto riguarda i libri, quest'estate ho letto tutta la trilogia di Nevernight di J. Christophe, edito in Italia da Mondadori al prezzo di 20€, se non sbaglio, a libro. Sono tre libri per appunto, Mai dimenticare, Grandi giochi e Alba oscura. Ho fatto un intero reading vlog della trilogia, quindi non sto a soffermarmi tanto, vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione. Si tratta di una saga fantasy abbastanza cruda, violenta, molto molto esplicita anche dal punto di vista sessuale, quindi non è una lettura, diciamo, leggera. Però se vi piace il fantasy super carico d'azione e non vi disturba la violenza e la presenza di parti
parti esplicite, crude, abbastanza dirette, è sicuramente una storia molto interessante e originale, abbastanza complessa anche per via del mondo creato dall'autore. Lo stile di scrittura poi è molto particolare, è il linguaggio abbastanza ricercato e anche in questo caso complesso, c'è poi una sottile ironia dell'autore che emerge soprattutto nelle note presenti all'interno della storia. Io nel complesso sono rimasta molto soddisfatta. Ad oggi non direi che è il mio fantasy preferito perché tante cose, soprattutto la presenza di troppe scene d'azione, un risvolto sentimentale non troppo convincente a parer mio, alcune cose che un po' non sono tanto coerenti con i personaggi presentati non mi hanno fatto attaccare tanto alla storia. Però nel complesso è stata una serie di intrattenimento che intrattiene per l'appunto, che mi ha tenuto spesso col fiato sospeso e nel complesso sono soddisfatta di questa lettura. Già che ci sono, vi parlo anche dell'altra lettura in digitale che ho terminato, perché ne ho un'altra che ancora sono circa a metà, ovvero Tu sei un duro di Jen Sincero. Si tratta di un libro di self-help di cui magari parleremo anche più avanti in un video dedicato ai libri di questo genere. Comunque è una lettura che mi ha aiutata tantissimo, soprattutto in questo periodo di grandi cambiamenti, grandi incertezze, ansie, insicurezze. Mi ha aiutato un po' a cambiare mentalità. È un libro che si basa innanzitutto sull'esperienza dell'autrice, che comunque è una sorta di coach. Prende poi in esame anche l'esperienza di altre persone con cui è venuta in contatto e cerca di trarne il meglio in modo da motivare chi legge. E soprattutto lo scopo di questa lettura è cercare di cambiare un po' l'approccio che si ha alla vita in modo da togliere alcuni paletti che soprattutto ci facciamo noi mentalmente e iniziare finalmente a vivere la vita che abbiamo sempre desiderato. Spesso infatti ciò che ci frena dal raggiungere i nostri obiettivi personali, lavorativi, eccetera eccetera, non sono tanto le vere e proprie circostanze ma noi stessi, perché ci approcciamo comunque agli altri, al lavoro, alla vita sentimentale in un certo modo, ci facciamo frenare tantissimo dalle nostre ansie, insicurezze, a volte ci facciamo poi influenzare tantissimo da quello che pensano gli altri di noi, quando invece non dovremmo farlo, ma ve ne ho parlato in un video, quindi anche in questo caso, se ve lo siete persi, il link è nelle schede qua sotto in descrizione. Comunque, in linea generale, è una lettura abbastanza fresca, perché l'autrice ha un modo comunque di esprimersi abbastanza diretto, quasi divertente. Ci sono poi dei capitoli comunque divisi per tematiche, quindi volendo uno lo può anche leggere appunto per sezioni. Ci sono tante citazioni, tante frasi diciamo ad effetto, che già di per sé aiutano un po' a cercare di cambiare un tantino mentalità. Almeno a me ha aiutato veramente tanto. Altri due manga che ho letto, questa volta autoconclusivi, sono Reiraku. Sì, ho sempre paura di sbagliare il titolo di questo fumetto, La caduta di Inio Asano, edito Planet Manga, al prezzo di 12,90€. Come dicevo, si tratta di una storia autoconclusiva abbastanza cupa, nel senso che il protagonista è un mangaka e si ritrova in una situazione un po' particolare, perché ha avuto un grande successo con la sua prima opera e adesso si trova in una situazione di stallo, perché quello che considera lui magari bello e artistico non è quello che va tra i lettori, sa che la vera arte non venderebbe, quindi cerca di seguire un po' quello che gli altri si aspettano da lui, quello che gli altri acquisterebbero. Ma ovviamente questo lo pone in una situazione non molto favorevole dal punto di vista artistico. Oltre a questo poi sta affrontando una situazione comunque anche in casa, sentimentale, un po' particolare. Per me Inio Asano è quel tipo di autore che è in grado di scavare molto a fondo nei suoi personaggi, che non ha paura di portare a galla i lati più oscuri. In questa storia poi parte un po' anche dalla sua esperienza, in parte c'è anche la vita dell'autore stesso. È una storia un po' triste, un po' angosciante, però fa emergere comunque dei punti di riflessione secondo me interessanti, dei punti critici nel meccanismo, nel sistema giapponese, ma anche
quello occidentale. Comunque questo continuo dibattito, diciamo, fra ciò che viene fatto perché è bello artisticamente, perché condivide comunque un messaggio, una sensazione, e il volere invece rispondere a delle esigenze di mercato, perché bisogna portare a casa comunque lo stipendio, bisogna vendere, eccetera, eccetera. Sì, si applica al mondo dei fumetti, ma anche a quello dei libri, di tante altre mansioni e lavori legati comunque alla sfera artistica. Diciamo che per certi versi mi ha ricordato un po' Solanin, ma più cupo. A me non dispiace questo genere di storie, anche se magari non c'è un'uscita da questa sensazione un po' di crisi. Mette comunque in discussione anche chi legge, a parer mio, e a me piace tantissimo Yu Asano. È uno di quei pochi autori, secondo me, in grado di smuovere appunto qualcosa in me. L'altro fumetto autoconclusivo che ho letto è Il giardino dell'Eden di Kaoru Fujiwara, edito Star Comics al prezzo di 12 euro. È una raccolta di storie abbastanza diverse fra di loro, ma comunque unite dalla stessa tematica, ovvero i rapporti umani. Quanto sono spesso appesi a un filo, estremamente fragili e anche complessi. Trattandosi di una raccolta, ci sono ovviamente delle storie che mi hanno colpita di più, altre un po' meno. L'ultima è poi una rivisitazione della fiaba Cappuccetto Rosso. Lo stile è molto bello, secondo me è raffinato. I personaggi hanno poi questi volti particolarmente appuntiti ed espressivi. Dal punto di vista grafico, quindi, non ho nulla da dire, ma nel complesso è una raccolta che mi ha incuriosita, perché tratta comunque una tematica molto interessante e attuale, e lo fa secondo me in maniera curiosa, perché comunque le storie sono molto diverse fra di loro, più o meno lunghe, si tratta di rapporti di famiglia, fra fratelli, rapporti invece sentimentali. E quello su cui punta l'autrice è appunto evidenziare quanto siano deboli questi rapporti, spesso anche molto superficiali, anche quelli familiari, spesso si rompono, si incrinano per delle cose veramente leggere. Però non è una raccolta così potente da rimanere impressa a lungo. Spero di essermi fatta capire. Diciamo che mi è piaciuta, ma poteva essere qualcosa di più, probabilmente. Non mi ha fatta impazzire. Un libro che ho letto ultimamente è Detective Kindaichi di Yokomizu Seishi, edito da Sellerio. Il prezzo non lo so, perché è stato un regalo di compleanno, quindi non mi sembrava molto carino andarlo a scovare. Comunque si tratta di un giallo molto affine ad Agatha Christie, molto in stile Agatha Christie. Infatti ci troviamo di fronte ad un delitto a porte chiuse. Proprio la prima notte di nozze, i due sposi vengono ritrovati assassinati appunto nella camera da letto chiusa dall'interno. Una storia super intrigante, con un detective decisamente protagonista che ricorda un po' i grandi come Poirot, Sherlock Holmes, e che in parte si ispira ai grandi comunque della letteratura, che vengono spesso citati all'interno di questo romanzo. Ho apprezzato tantissimo questi riferimenti e in generale il modo in cui l'autore ha costruito questo mistero, veramente in maniera un po' macchinosa, però geniale. Cioè, quando arrivi alla fine e capisci che cosa è successo, rimani veramente sbalordito. Ovviamente non posso raccontare di più, perché che senso avrebbe, no? Poi alla fine è una lettura veramente breve, cioè sono quasi 200 pagine, ma in realtà volano. Cioè, io l'ho finito boh in una giornata, ero veramente troppo troppo curiosa di sapere come sarebbe andata a finire. E poi l'ambientazione in Giappone, con dei riferimenti alla tradizione, perché alla fine ruota tutto attorno anche al matrimonio, quindi c'è dietro una preparazione, degli strumenti particolari e i vestiti, eccetera, eccetera. Per me, comunque, che apprezzo tantissimo questi lati del Giappone, è stata una lettura doppiamente bella. Continuiamo con Una sorella di Bastien Vivet, edito da Babo Publishing al prezzo di 19 euro. Vi ho già largamente parlato
parlato di questo fumetto sul blog, quindi sarò abbastanza breve. Si tratta di una storia di formazione e prime esperienze. Il protagonista è infatti un ragazzino di 13 anni in vacanza con la famiglia e si ritrova a dover condividere la camera da letto con una ragazza più grande di lui. Fra i due nasce subito un rapporto d'affetto, perché si considerano un po' come una sorella maggiore e il fratellino minore. Inoltre Antoine, nonostante la giovane età, è un ragazzo che ascolta, che è presente, che c'è per Hélène, soprattutto nel momento in cui la madre di lei ha un aborto spontaneo, quindi è un momento di particolare dolore all'interno della famiglia. E anche questo evento comunque contribuisce ad avvicinare i due ragazzi. Hélène però non è soltanto la sorella maggiore che magari Antoine non ha mai avuto, ma è proprio anche la prima cotta di lui, non ha mai avuto esperienze con le ragazze e lei, diciamo, lo inizierà un po' alle prime esperienze sessuali. Non c'è assolutamente malizia in questa storia, è una storia sincera, semplice, abbastanza, diciamo, genuina sulle prime scoperte in campo sia sentimentale che sessuale. E secondo me al giorno d'oggi, in un mondo in cui siamo continuamente bombardati da contenuti molto molto espliciti a livello sessuale, molto maliziosi, una storia così innocente, appunto vi dicevo, genuina, è veramente una rinfrescata, diciamo. Un altro fumetto che mi è piaciuto tantissimo è Vagabondaggi di Zhao Dao. Anche questo è edito Bao Publishing al prezzo di 18 euro. È una raccolta in realtà di storie che partono dall'infanzia dell'autrice. Lo stile è bellissimo, sono sì storie diverse, scritte e disegnate anche in anni diversi, quindi in realtà lo stile cambia leggermente, alcune storie sono a colori, altre invece in bianco e nero. Però in generale il tratto mi piace molto, perché sa essere spiritoso, divertente, abbastanza leggero, anche perché questa raccolta ha lo scopo, diciamo, di intrattenere. Sono lavori realizzati per divertimento alla fine, che attingono dall'infanzia, appunto, come vi dicevo, dell'autrice, anche se in realtà si fa un po' fatica a immaginare un'infanzia di questo genere. L'autrice comunque è giovanissima, ha, se non sbaglio, una trentina d'anni, e vedere lei da piccola in un mondo che sembra lontano anni luce da noi, non soltanto per la tradizione ma anche per i vestiti, non so, noi occidentali siamo cresciuti in un modo, quindi è difficile immaginare un'infanzia di una mia coetanea in questo modo qua. Proprio per questo è stato molto curioso, anche perché spesso ci sono dei intramezzi un po' più fantastici, dei personaggi che si rifanno al folklore comunque cinese. Non so, è stata una raccolta simpatica, quasi emotiva, perché ci sono delle storie, soprattutto quelle legate al cibo, che secondo me richiamano tantissimo le emozioni e i sentimenti, quei ricordi sì di infanzia ma anche di vita, che comunque rimangono con noi per sempre. Un altro fumetto che ho letto super di recente, ovvero ieri sera, è P di Fumetti Brutti, La mia adolescenza trans, edito da Feltrinelli Comics al prezzo di 18 euro. Questo è un nuovissimo graphic novel di Fumetti Brutti che avevo già conosciuto con Romanzo Esplicito, una storia che mi aveva colpita tanto per la sincerità così cruda, quasi violenta dell'autrice nel raccontare una storia così intima e personale. Ma questo fumetto va ancora oltre e io sono rimasta totalmente spiazzata, perché non mi aspettavo di amare così tanto questa storia, di provare tutte quelle emozioni che ho provato una volta terminata l'ultima tavola. Come si può intuire dal titolo, la storia parla dell'adolescenza di P. P è nata nel corpo di un ragazzo, ma in realtà sente di essere una donna, di essere una ragazza. Si comporta quindi come tale, nel senso che indossa dei vestiti prettamente femminili, considerati femminili. Anche dai suoi coetanei comunque
viene riconosciuto come una ragazza. Purtroppo però nel periodo dell'adolescenza si fa fronte non soltanto alle difficoltà di accettare se stessi, di capire chi si è realmente, di riconoscersi comunque magari in un modello, in una figura, ma si deve far fronte anche al giudizio purtroppo dei coetanei. E spesso purtroppo gli adolescenti sanno essere infami come pochi. Quindi non solo si parla della difficoltà di accettare se stessi, di essere riconosciuti dagli altri, dalla famiglia, dagli amici, ma si parla anche di bullismo, di tutte quelle cattiverie che vengono dette e fatte nei confronti di una persona solo perché magari non è, tra virgolette, uguale a noi, perché magari non è conforme a quello che si è soliti vedere. È difficile da spiegare. Nessuno, secondo me, dovrebbe sentirsi in colpa ad esprimere ed essere quello che si sente di essere. Pia, inoltre, è una storia che parla anche tanto di sesso e, infine, finalmente anche di amore, anche se forse non nel modo in cui ci aspettiamo, perché non è amore verso gli altri. Mi sembra giusto che sia così all'interno di questa storia, che si parli di amore per se stessi. È del tutto meritato e quando giunge sentiamo veramente quella forza, quella carica. Io mi sono anche commossa in un certo punto della storia, perché vedere tutto quello comunque che è stato il percorso, o almeno parte, quello che ci viene raccontato, è giusto che la storia si concluda con amore verso se stessi. Comunque dicevo che si parla tanto anche di sesso, e in maniera così naturale che viene spontaneo chiedersi perché al giorno d'oggi sia così tanto un tabù parlare di sesso. Io ammiro tantissimo l'autrice perché ha un modo di comunicare, in particolare su Instagram, e di parlare di sesso e di tutto ciò che riguarda la sfera sessuale in maniera così veramente libera e naturale, che viene voglia comunque di ricercare questo tipo di naturalezza anche in altro. Invece siamo di nuovo così costantemente bombardati da contenuti espliciti, spesso magari anche volgari, come se si trattasse anche di qualcosa di sporco, di losco, e invece ritrovare della naturalezza, della libertà nel dire mi piace fare sesso, mi piace fare questo o quest'altro, non so, è una cosa che mi colpisce perché denota veramente libertà. Io sono rimasta molto colpita da questa storia, magari vi faccio vedere qualche tavola. Io sono veramente senza parole. Il romanzo esplicito mi aveva colpita perché non avevo mai letto nulla del genere, ma questa storia penso che me la porterò appresso per veramente tanto tanto tempo. C'è molto giallo come in copertina, ma c'è anche del viola in alcuni momenti particolari, ad esempio questo qua. Il tratto è sì veramente scarno, però è distintivo di quest'autrice, distintivo, e anche nella sua semplicità riesce comunque a fare emozionare e a comunicare una storia, come vi dicevo, così forte, così libera per certi versi. Queste erano quindi le mie ultime letture. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei libri, fumetti che ho citato in questo video, e in tal caso qual è la vostra opinione al riguardo, così ci confrontiamo. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!